C'è posta per te. Sembra ieri e invece sono passati già 18 anni. Una domenica mattina abbiamo deciso che dovevi nascere. Tu ancora non volevi, ma quello era l'unico giorno in cui papà era libero da impegni scolastici. E per nulla al mondo avrebbe rinunciato ad assistere alla nascita del suo pulcino. Siamo partiti da Airola di buon mattino alla volta dell'ospedale di Maddaloni. Il dottore voleva che tornassimo il giorno dopo, ma mamma ha insistito. È raggiunto per te il momento di lasciare il nido caldo e accogliente che ti aveva protetto per quasi 10 mesi. Senza alcuna esitazione si è avviata in sala travaglio e alle ore 14:35, quando oramai avevamo perso ogni speranza, sei arrivata, arrabbiata e forse anche un po' spaventata. Immediatamente è emerso il tuo carattere deciso e indipendente, soprattutto nella scelta degli orari, dei pasti e dei riposini, e tutta la famiglia si è dovuta adattare ai tuoi ritmi. Abbiamo gioito delle tue conquiste, le prime parole, i primi passi e le prime cadute. Presto hai capito che la vita è dura, ricordi? Lo hai detto a nonno Mario e lui è rimasto colpito della tua saggezza. E sì, sei stata sempre una donnina, dimostrando al momento opportuno maturità e coraggio, come quando è nato tuo fratello, da te tanto desiderato. Nei momenti difficili ci hai dato la forza di andare avanti. Forse abbiamo preteso un po' troppo da te, che eri solo una bambina e di questo ti chiediamo perdono. Anche i genitori sbagliano senza rendersene conto, ma l'amore che proviamo per te è immenso e senza riserve. Ora che sei una donna, ti auguriamo tanta felicità e quella serenità che ancora non vediamo nei tuoi occhi. La crisalide si è trasformata in una splendida farfalla. Non temere di volare con le ali spiegate nel cielo della vita. Mamma e papà, buon compleanno.